di andare a cena al Prestigio. Amore, proprio al Prestigio? E perché? È un locale così fine, elegante, e tu puoi permettertelo con tutti i soldi che hai. Azioni, obbligazioni, terreni. Forse dovrei dirle che l'amore non si misura con i beni materiali, che quando c'è il sentimento anche una pizza e una birra vanno bene. Forse dovrei dirle che le sto raccontando un sacco di palle, che non tengono la lira, che sto qui nei riebiti e che tenga gente fuori la porta. Ma se così facessi, non avrei... la mutanda in testa. E quella meravigliosa catena di alberghi all'estero. Comunque, mo, al Prestigio no. E perché non possiamo andare al Prestigio? C'è qualcosa che non devo sapere. No, E allora c'è qualcuno che non devo incontrare. Ma che E allora hai un amante. Ma che amante? E allora perché non possiamo andare al Prestigio? Perché? Perché? E perché? Perché? Perché l'ho comprato. Ma è meraviglioso, Pulcins! Io non volevo dirtelo per non rovinarti la sorpresa. Stupendo, così possiamo ordinare tutto quello che vogliamo e tu non paghi niente. Hai visto come ti vengo incontro? Ho fatto questo. Allora vado a prepararmi. Vatti a preparare. Caspita, Pulcins, ma che prezzi! Starei facendo un sacco di soldi, I signori vogliono ordinare? Senti, mo, in questo ristorante si mangia pesantissimo. Appena ti siedi, già ti senti gonfia. Grazie, signore. Mo stiamo a posto. Vi lascio pensare. E perché gli hai dato dei soldi? È fratello di Giuseppe, la tredicesima. Anzi, se mi aspetti un attimo, io devo andare in cucina perché devo fare dei controlli. Pulcins, ma non vorrei lavorare anche una sera che siamo usciti insieme a cena? Amore, io sul lavoro non trazzico. I miei dipendenti devono passare esami attentissimi, passare ispezioni rigorose. Passatemi una mano per uscire, visto come Gesù Cristo un bacia la croce. Mi faccia capire, lei è venuto qui a cena con la sua fidanzata? Sì. E non ha i soldi per pagare il conto? Sì. Quindi vorrebbe lavorare qui come lavapiatti sino ad estinguere il suo debito? Sì. Ma lei è morto di fame o è un cretino? Sì. Ecco qua. Fatto tutto, Pulcins? Sì, sì. Ho detto al direttore voglio rinnovare tutto. E lui? Ma ha fatto uno. Vabbè, tu hai deciso che vuoi... Sì, mi tenta questa ragosta alla catalana. Ma tu lo sai come vengono cotte le aragoste? Vengono buttate vive nell'acqua bollente, un'atrocità unica. Una volta un'aragosta m'ha guardato e facevo con le chella così. Non mi cucina, non mi cucina. No, amore, ma quanto sei sensibile, scusami, non ci avevo pensato. E va bene, allora prendo ostriche e caviale allo champagne. A vostra aragosta quando hanno poco campato, tutto quanto, ma morì. I signori hanno deciso? Ah sì, allora per me questo, seguito da questo e infine questo. Ah, e da bere questo. Benissimo, e per lei signore? Un'insalatina con poche foglie. Insalata con... Signori, sono lieto di informarvi che la vostra ordinazione è la numero 1000. Pertanto il ristorante ha deciso di offrire la cena a lei e alla sua signora. Lei forse lavora da poco qui. Non sa che il signore è il proprietario del ristorante e noi non vogliamo approfittare di questo privilegio. Lo dia a qualcun altro, grazie. Ho fatto bene, amore. Amore, tu pensi sempre al prossimo, pensi sempre ai meno fortunati,
pensi sempre più deboli. I cazzo tu non ti fai mai.